fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare. Destinazione mare. Se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione. Giro l'ultima stagione. Siamo a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, vicino al mare, e questa è una tenuta Pignatelli che poi ad un certo punto arriva in capo al grande regista Vittorio De Seta. Come mai innanzitutto? Cioè, perché? Qual è il nesso tra Pignatelli e De Seta? Il maestro era figlio della Marchesa De Seta, che ha sposato un Pignatelli. Esattamente. Benissimo. E lui ha deciso poi di passare qua la sua vecchiaia. Sì, sì, è arrivato qui negli anni Ottanta, quindi poi è rimasto qui, aveva da recuperare un feudo e anche un bosco in Sila. Ah, beh. Qui l'uliveto e il bosco in Sila. Beh, grande anche innovatore dell'agricoltura, ma soprattutto grande regista con diversi premi che ha vinto. Noi oggi parliamo del documentario sulla Calabria, vero? Sì, è una produzione Rai, per Rai 1. Il tempo dell'uomo è legato alle stagioni. C'è un tempo per seminare, un tempo per raccogliere, un tempo per riposare e un tempo per festeggiare. Guardando il documentario mi è sembrato di vedere Linea Verde di tanti anni fa. E quell'inquadratura sulle mani, commovente. La fotografia è bellissima. Ma queste che sono? Queste sono delle le pellicole, diciamo le custodie di alcune pellicole. Questo di preciso è Dimenticati, il positivo ottico in 35 mm a colori. Di chi è la fotografia questa? Questa è mia. Ah, qui questa l'hai scritto tu? L'appunto di regia, sì, del diario di edizione in Calabria, infatti è del 92. E poi qua, contadino Basile, intervista, vari personaggi, case, buoi, asini, casa. Sì, è un appunto per il diario di edizioni che abbiamo preso e anche per il piano di lavorazione che abbiamo fatto tre anni, dal 90 al 93. Ma un ricordo? Sull'autostrada, il tratto Lago Negro, che è molto noto probabilmente, un tratto difficile, con un tempo incredibile perché pioveva forte. Il maestro si sporgeva dal finestrino con addosso la macchina da presa per fare le riprese dei camion che ci sorpassavano. Per cogliere anche quell'attimo di viaggio. Sì, io ero all'interno e che tenevo il maestro dalle gambe perché avevo paura che cadesse. Era proprio un temerario. Si traspare l'emozione. Grazie. È molto bello. Sì. Grazie. Ora andiamo a vedere anche l'innovazione che ha dato in agricoltura. Bene. Il ritmo della vita non si poteva cambiare. Il rapporto degli uomini con la natura e con i propri simili si era fissato per sopravvivere. Bellissimo questo. E lui si è trovato in una situazione diversa da quella che era la sua cultura nel mondo dell'agricoltura, o no? Sì, 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 era tutto nuovo per lui qui. Nonostante tutto è riuscito a impadronirsi di questa realtà e a renderla anche, come dire, al meglio, perché aveva ottimizzato la produzione di olio innaffiando l'albero di ulivi, innaffiando l'intero uliveto, un impianto a gocce modernissimo, e qui i contadini lo prendevano in giro perché da sempre l'ulivo si coltiva così, senza nessuna attenzione di tipo idrico, quantomeno non venivano innaffiati. Invece questo è avvenuto e in 5 anni ha prodotto olive da tavola straordinarie, quindi con grande stupore e meraviglia qui dei coltivatori del posto.